E noi parliamo invece dell'annuncio del ministro della Difesa Roberta Pinotti di un accordo con gli Stati Uniti per l'utilizzazione dello stabilimento Faco di Cameri in cui vengono assemblati gli F-35 italiani. A partire dal 2018 Cameri diventerà infatti l'hub per l'assistenza e la revisione di tutta la flotta degli aeroplani F-35 presenti in Europa. È questo che ha detto il ministro, che ha incontrato l'ambasciatore americano Phillips, a prescindere dal numero di aerei che l'Italia deciderà di acquistare. Adesso vediamo l'intervista di Ettore Guastalla. Vi assicuro che la competizione a livello internazionale era fortissima per avere questo risultato. Averlo ottenuto davvero deve essere un motivo di felicità per l'Italia. Peraltro il Parlamento ci ha impegnato a che cosa? A continuare nel programma, ma a cercare di avere un impatto finanziario che dimezzi complessivamente quello che era l'onere del budget. Questo è un ritorno economico importante. I numeri si pensa possono essere molto alti, io non mi azzardo a farli, posso solo dire che questi aerei ogni 5 anni hanno bisogno di 3 mesi di manutenzione e poi, essendo aerei molto sofisticati, hanno bisogno di molta manutenzione e di intervento, quindi immagino che sarà molto lavoro, ma non mi azzardo a fare i numeri. Ci saranno anche cadute occupazionali su Cameri? Beh, certamente diciamo, nel momento in cui Cameri dovrà andare a pieno regime aumenterà i numeri che attualmente sono impiegati, che sono un po' più di 600. Le ricadute occupazionali sono importanti però anche per le circa 90 imprese italiane che hanno vinto delle gare che riguardano l'F-35, penso alla OMA di Foligno piuttosto che la Eurosecur, insomma, sono piccole e medie aziende italiane di grande eccellenza che hanno investito su questo progetto e che lavoreranno su un progetto tecnologicamente in questo momento il più avanzato del mondo.